Buongiorno ragazzi, bentornati a un altro video. Come sempre, giù di muscoli a vita. Oggi sono kitted out completamente con tutto quello che riguarda muscoli a vita. Anche questi pantaloncini per lo squat, ma questi ci sto lavorando, ve li porterò fra un poco. Sto ancora lavorando sugli ultimi dettagli, ma ve li farò vedere quando sono veramente felice di come sono uscito. Comunque, sabato mattina, sinceramente è stato un risveglio un pochino lento. Sono stato a letto a guardarmi un film tutta la mattinata. A volte abbiamo bisogno di questi momenti in cui vi riposate. Comunque, voglio iniziare forte, quindi ora mi faccio il mio My Protein e vado in palestra a fare la seduta di richiamo, in cui farò soprattutto braccia, spalle e petto, che sono veramente i miei punti carenti. Mi faccio il mio pre-workout. Eccoci qua per bene. Questo praticamente è quasi finito, ma mi faccio l'ultimissimo scoop, proprio non c'è quasi niente. Speriamo che questo mi dia le energie, che sono un po' assonnato. Andiamo in palestra. Ragazzi, sto camminando giù per queste scale e mamma mia, mi fanno male le gambe dall'allenamento di ieri. Sono tutte che tremolano. Vuol dire che mi sono allenato bene. Dai. Ah ragazzi, la palestra è andata veramente super bene, mi è venuto un pump assurdo e mi sentivo veramente una bomba, il che mi fa veramente veramente felice. Comunque adesso penso di andare a mangiare qualcosina, non sono ancora sicuro se mangerò fuori o a casa, vediamo. E ragazzi, siamo appena tornati a casa e ovviamente mi faccio come pasto post-workout una di queste barrette proteiche che vedete spesso con 20 grammi di proteine e poi uno dei burrito che ovviamente prendo sempre da quel posto perché hanno le calorie, macronutrienti e tutto, quindi veramente semplice da traccare e monitorare, una Diet Coke e intanto mi sto guardando la finale di Wimbledon sul computer. Quindi questo è il programma. Come vedete, facendo l'intermittent fasting, anche quando sono a dieta posso mangiare questi grossi pasti magari da 800 calorie e dato che ne mangio solamente due al giorno e salto la colazione va benissimo e sono comunque in un deficit calorico e perdo comunque grassi. Quindi questo è il modo secondo me migliore per approcciare una dieta se avete difficoltà a stare a dieta. 2-3 pasti più consistenti, è stato provato dalla ricerca scientifica che diminuisce la fame rispetto ai 6 piccoli pasti durante la giornata e in termini di adherence, quindi in termini di sostenibilità, costanza eccetera eccetera, aiuta un sacco. Quindi intermittent fasting e 2 pasti grandi post workout Wimbledon. Noi ci vediamo più tardi. Siamo nel parcheggio, mi è venuto un dubbio. Oggi con che macchina esco? Quella lì o quella lì? Decisione molto tosta. Dai, andiamo per la Ferrari. Eccoci qua, siamo tornati a casa e ho deciso come posso darvi un po' più di informazioni utili anche in questo video, che alla fine sto provando sempre e comunque sì di farvi divertire ma di darvi delle informazioni che potete prendere e applicare anche voi stessi, e ho deciso di farvi vedere quindi qua tutti i miei integratori, quello che sto utilizzando, quello che consiglio, non consiglio eccetera eccetera.
Premetto, in primis gli integratori, i supplementi non sono assolutamente necessari, non finirò mai di dirlo, non rimpiazzano una dieta corretta, un'alimentazione corretta in linea con il vostro obiettivo, quindi surplus calorico o deficit calorico, e non rimpiazza assolutamente l'allenamento. I supplementi possono dare quel 3, 4, 5% in più, ma massima, ma nemmeno. Quindi, senza andare avanti con questo discorso, iniziamo subito. Eccoci qua, quindi, creatina monoidrata. Io consiglio 5 grammi di creatina al giorno, vi aiuta a mettere su un po' di massa muscolare e soprattutto aumentare di forza. Consigliato 5 grammi al giorno, non importa quando li prendete o che, con che miscela, basta che ne prendete 5 grammi al giorno. Non è essenziale, ma se avete i soldi è il primo supplemento che raccomanderei. Seconda cosa, delle pillole di caffeina, come potete vedere qua, in questo caso Caffeine Pro mi dura 2 mesi e l'ho pagato 3 euro da MyProtein. Questo 200 mg prima della palestra vi dà un super workout, molta più energia. E come ultima cosa, Impact Whey Protein, chocolate coconut flavor, un po' di proteine, grammo per grammo, questo pacco qua, grammo per grammo di proteine, è uno dei metodi meno costosi, meno costoso della carne, quindi se avete i soldi andrei su questi. Questi funzionano. Passiamo a altri due supplementi, questi sono i Force BCAA. I BCAA li dovete utilizzare se siete uno di due gruppi. Uno, vi allenate a digiuno la mattina, vi aiuta a evitare il catabolismo muscolare. Due, siete in un deficit calorico, avete paura di bruciare anche la massa muscolare mentre state a dieta, magari state a dieta da tanto tempo, allora potete prendere 10 grammi di BCAA al giorno, ma non è essenziale. Questo è solamente un force se appartenete a quelle due categorie, oppure se avete i soldi da buttare, avete già comprato questi, allora BCAA. Altro pump product, NO2 Extreme. Questo quello che fa, praticamente fa aprire i capillari e le vene, fa passare molto più sangue e in teoria vi viene un pump estremo. Questo è quello che è all'interno del MyPri. Ci sta dentro, in tutti i pre-workout ci sta un pump product, ed è per questo che quando vedete le foto dei vostri idoli su Instagram che sembrano tutti venati, enormi, è questo quello che si fanno, perché questo è un pump product, ma assolutamente non fa nient'altro. Io ne ho provato un po', ma ho deciso di stare via, non fa per me, ma se volete provarlo questo sarebbe un 2, 3, 4, 5, il quinto prodotto che vi consiglio. E qui a destra quello che assolutamente non vi consiglio. Per prima cosa, Termo più, un termogenico. Le pillole brucia grassi funzionano? No, non funzionano, ragazzi. Non buttate i soldi in queste cose. In teoria aumentano il metabolismo, ma assolutamente questo magari è di semplicemente un paio di punti percentuali che alla fine c'è un effetto negligibile. Quindi non buttate i soldi su queste cose. Lo vedete un sacco nei post su Instagram. Non fatevi anche voi scammare dalla gente. Invece di comprare questo, buttarci i soldi, state attenti alla dieta, state in deficit calorico se volete bruciare i grassi. Questo assolutamente non lo comprate. Altra cosa, MyPri pre-workout. Io questo lo utilizzo perché sinceramente mi piaceva, ma l'ho messo in questa pila perché costa un sacco. Per un mese mi sembra che ti viene a costare intorno ai 30 euro. A sto punto meglio rimpiazzarlo semplicemente con della caffeina che costa 4 euro e mi dura 2 mesi, quindi anche questo non lo consiglio. Ultimissima cosa, questo è sempre di MyProtein, ma sono gli elettroliti, quindi, o gli elettroliti, non so come si dica. Quindi questi li vedete dappertutto su Instagram, tutti i fit youtuber o comunque la gente fit su Instagram vi dice: ah, sto in mezzo al mio workout, bevo aminoacidi e elettroliti perché mi danno l'energia. Ragazzi, state via, non buttate i soldi in questo. Se proprio volete bere qualcosa, vi bevete dell'acqua e state a posto. Ed eccoci quindi, spero vi sia piaciuto il mio review. Alla fine, come vedete, io in realtà nei primi 2 anni che ho iniziato questo sport ho speso un sacco di soldi inutili. Ce li ho ancora perché alcuni di questi mi arrivano quando ordino dei pacchi, dei packs da MyProtein, quindi me li inviano. Io a volte ne provo un paio, ma vi dico, state alla larga, non vi fate fregare, non buttate soldi in cose inutili, restate veramente sulle basi, appunto, creatina e whey protein e della caffeina va benissimo, non vi serve nient'altro, termogenici, state alla larga. Detto questo, ragazzi, io voglio concludere qui il video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, buttateci un like. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, lasciatemi anche un commento, fatemi sapere cosa volete vedere nei prossimi video di questo prep, che alla fine li sto mettendo per farvi vedere a voi quello che faccio, ma voglio sempre essere anche utile ed aiutarvi a voi. Quindi se avete delle idee per i prossimi video, fatemelo sapere, iscrivetevi, buttateci un like. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.